Ehi, Tom, come va? Hai una perdita da riparare? Ma dov'è il veicolo che perde? Nella tua officina di verniciatura? Per caso stai lavorando anche su una trasformazione? Tyson, sei tu ad avere la perdita! E mi dicono che ti stai anche facendo trasformare! Ma sembra che Tom voglia riparare quel buco nella cisterna prima. Perfetto! E adesso si passa alla trasformazione di Tyson! Ma che idea stupenda, Tom! Se trasformi Tyson in Iron Man, l'uomo di ferro, di sicuro non avrà mai più perdite! Iron Man è rosso, non è vero? Hai ragione, Tom! Tyson avrà bisogno di occhiali per proteggere gli occhi. La vernice rossa sembra bellissima, ma Iron Man ha anche alcune parti d'oro. Hai della vernice d'oro, Tom? Non potresti farne tu un po'? Lingotti d'oro? Che cosa hai intenzione di farne, Tom? Oh, capisco! Scioglierai i lingotti d'oro per ottenere il colore oro. Stupefacente! Hai preparato della vera vernice d'oro! Qual è il prossimo passo, Tom? Ancora un po' di vernice d'oro sulla pancia di Tom? Ovviamente, Iron Man ha delle strisce dorate anche sui lati. Oh, fa solletico, non è vero, Tyson? Direi che sono perfette. Però manca qualcosa. Cosa potrebbe essere, mi chiedo? Giusto! Tyson ha bisogno di raggi repulsori, come quelli di Iron Man. Tyson ha 5 ruote su ogni lato, quindi ti serviranno 10 luci in totale. La trasformazione di Tyson è completa, Tom? Che cosa? Hai anche un uniraggio come quello di Iron Man? Ma è fantastico! È qui che lo tieni? Tyson, sei pronto per il pezzo finale e più importante della tua trasformazione? Sembri impressionante tanto quanto il vero Iron Man, Tyson. È ora di andare a vedere se sei anche altrettanto potente. Stupefacente! Tom, dovresti essere veramente orgoglioso di te stesso. Vai così, Iron Tyson!
Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ehi, Carl, perché sei così elettrizzato? Hai appena visto Thor al cinema? Forte! Perché non vai a trovare Tom? Scommetto che lui potrebbe farti sembrare Thor. Ehi, Tom! Carl vorrebbe un makeover per assomigliare a Thor. Pensi di poterlo fare? È ora di verniciare. Abbiamo rosso, giallo, azzurro e blu. Oh, prendiamo il blu. Ottimo! Di cosa ci occupiamo adesso? Dei dettagli, giusto? I dettagli fanno tutto. Vernice metallica? Sembra fantastica! Abbiamo fatto. Cos'altro c'è adesso? E ora? Bello quel casco! Forte quella mano, Carl! Come? Non riesci a prenderlo? È vero! Solo Thor può prendere il suo martello! Wow! Sei veramente il possente Thor! Proprio così, baby Tom! Thor è venuto a trovare tuo padre! Wow! Abbiamo proprio il dio del tuono qui!
Fiu, dovresti stare più attento ai tuoi poteri, Thor. Arrivederci alla prossima, amici. Ciao, Rocky. Che cosa c'è? Ah, quindi vuoi essere un pupazzo di neve per adeguarti meglio al periodo natalizio? Oh. Rocky, Sam dice che potrebbe aiutarti spruzzandoti addosso la neve che toglie dalle strade. Oh. Grande! Proviamo! No, direi che non sta funzionando. Meglio andare all'officina di verniciatura di Tom, Rocky. Ciao Tom e Baby Tom! È davvero un bell'albero di Natale! Ascoltate, Rocky il razzo vorrebbe diventare un pupazzo di neve! Oh, eccolo che arriva! Ciao Rocky! Preparati a diventare un vero pupazzo di neve! Da dove iniziamo, Tom? Ah, il corpo! Baby Tom, penso che tuo padre potrebbe avere bisogno di aiuto qui. Mettiamole su ora. Stupendo! Non credi, Rocky? Oh cielo, Rocky ha freddo! Baby Tom, puoi trovare qualcosa che faccia al caso suo? Oh sì, perfetto! E ora che facciamo, Tom? Le braccia, ovviamente! Baby Tom, cos'hai lì? Molto carini quei guanti, Baby Tom! Abbiamo altri dettagli da aggiungere? Rocky, sembri già un pupazzo di neve! Abbiamo quasi finito! Tom ha ancora una cosa da fare però prima! Esatto, Tom. Dobbiamo verniciare anche le gambe di bianco.
Sembra che Baby Tom abbia un'altra idea. Rocky, Tom dice che abbiamo finito. Ora sei ufficialmente un pupazzo di neve. Grazie mille, Tom e Baby Tom. Avete fatto un lavoro stupendo. Oh. Penso che tu abbia ragione, Sam. È persino meglio di un pupazzo vero. Arrivederci a tutti e buon Natale! Ciao! L'officina di verniciatura di Tom. Ehi, Tom! Che cosa hai intenzione di fare con quel casco d'astronauta? Stai trasformando Rocky il razzo in Buzz Lightyear? Il look da cosmonauta ti si addice proprio, Rocky. Con quale colore inizierai, Tom? Hai bisogno di due colori di base? Questo è insolito. Naturalmente, Buzz Lightyear ha un corpo bianco, ma ha la testa viola. Ora è il momento di dipingerti la testa di viola, Rocky. Sembri un po' frastornato, Rocky. Stai bene? Ottimo! Allora possiamo andare avanti. La vernice verde è per alcuni dettagli del costume di Rocky? Allora, forse dovresti usare un pennello piccolo. Hai sentito, Rocky? Tom dice che questa punta potrebbe farti un po' solletico. E ora arriva il momento peggiore di tutti. Cerca di stare fermo, Rocky. Questo è il suo pannello di controllo? Ma non ci sono i pulsanti. Aha, eccoli qua. Sembra che Rocky sia quasi pronto, Tom. Oh sì, gli servono le ali. Ci vorrà un po' per costruirle, però. Le hai preparate in anticipo? Questo sì che è professionale. Forte! Tom dice che c'è un'altra particolarità da aggiungere, Rocky. Oh.
Tutto bene lì dentro? Ti senti un po' strano? Beh, anche noi ti sentiamo in modo un po' strano. Ok, Rocky. Tom dice che è tempo per il lancio. Sei pronto? 3, 2, 1, decollo! Qualcosa non va? Perché non ti stai muovendo? Sembra che Tom abbia dimenticato qualcosa. Ah, sì! Buzz Lightyear ha un interruttore. Pronto a provare di nuovo, Rocky? Va bene. 3, 2, 1, decollo! Ecco che va verso l'infinito e oltre. Tom, ottimo lavoro, come sempre. Ciao Tom, stai facendo ordine tra le tue vernici? Ciao bambini, quella è una rivista di dinosauri sul Jurassic World. Wow, andrete a vedere il film? E oggi tu, Baby Lily, ti farai dipingere da pterodattilo? Forte! Sembra che Tom si stia preparando per iniziare, Baby Lily! Il primo passo è proteggere gli occhi con gli occhiali protettivi. Vernice arancione. Quella deve essere per lo strato di base. Oh no, Tom! Sembra che tu abbia quasi finito la vernice arancione. Piu! Grazie, Baby Tom! Ecco fatto, Baby Lily! Sei arancione! Cosa viene dopo, Tom? Il naso? Che tipo di naso ha uno pterodattilo? Oh, un becco! Giusto! Ora cosa c'è? Non abbiamo ancora finito, Baby Lily! Dato che uno pterodattilo è un dinosauro volante, indovina di cosa hai bisogno ora? Proprio così, Baby Lily! Di ali! Uno pterodattilo ha anche qualcosa sulla sua testa chiamata cresta del cranio. Sei favolosa, Baby Lily! Hai finito, Tom? Vuoi dipingere le sue ali di giallo in modo che risaltino di più? Ecco, meraviglioso! Non hai dimenticato qualcosa, Tom? Le zampe, ovviamente! Ora sei pronta, Baby Lily!
Dovresti stare nel film Jurassic World, Baby Lily. Vuoi aggiungere qualcosa al tuo look? Beh, ora tutti sapranno che sei un dinosauro femmina. Baby Tom vuole una foto con lo pterodattilo alla moda. Ottimo lavoro, Tom! Hai un altro cliente felice! Arrivederci a tutti, amici! Alla prossima! Ciao, Matt! Sembri molto felice oggi! Oh, sei diretto verso l'officina di verniciatura di Tom! Divertente! In quale personaggio ti vuoi far trasformare, Matt? Capitano America! Forte! Buongiorno, Tom! Matt è qui per una verniciatura! Segui Tom al reparto verniciatura, Matt! È dove tiene tutti i suoi attrezzi del mestiere! Il primo passo è quello di proteggere gli occhi. Buona idea, Tom. Inizia con la vernice blu. Fantastico! Hai una striscia rossa ora, Matt! Qual è il prossimo passo, Tom? Vuoi scegliere un pennello piccolo per i piccoli dettagli? E della vernice argentata? È stupendo, Tom! Cosa viene dopo, Tom? Un elmetto? Grande! Wow! Quello è uno scudo di vibranio proprio come quello di Capitan America! Va solo dipinto!
Ed ecco Capitan Matt, pronto per le sue missioni di salvataggio. Grazie, Tom. Arrivederci alla prossima. L'officina di verniciatura di Tom. Ehi là, ragazzi. Rocky, sei davvero fantastico come Buzz Lightyear. Vuoi farti trasformare in Woody per abbinarti a lui? Che bella idea, Tom. Baby Tom vorrebbe assomigliare allo sceriffo Woody. Puoi farlo? Che cosa si fa per primo, Tom? Oh, tutta questa vernice è per Baby Tom! Giusto! È un gilet di mucca quello! Ora che si fa? Mi chiedo a che cosa serva questo? Ah, capisco! La tua camicia è a quadretti, Baby Tom! Guarda, adesso hai persino i blue jeans di Woody con la loro cintura. Per cosa sarà quello? È la stella da sceriffo di Woody, ovviamente. Bel nascondiglio, Tom. Wow, questo cappello da cowboy è perfetto! Baby Tom, sei identico a Woody ora! È sorprendente! Ehi, Rocky, guarda! Tu e Baby Tom adesso fate una coppia perfetta! Ciao, Baby Tom! Goditi il tuo nuovo look! A presto, Tom! Ciao, Rocky! Allora.